Se vuoi vincere anche tu skin nei server privati o partecipare a contest, è obbligatorio mettere il mio codice creatore nello shop di Fortnite. Tanix03 tutto piccolo attaccato, tutto grande attaccato, non c'è differenza. Cliccate su accetta e ogni volta che andrete ad effettuare un acquisto mi supporterete automaticamente senza nemmeno accorgervene. Quindi raga, per vincere skin, se non se siete noob senza skin, potrete partecipare ai miei server per vincere qualche skin. E quindi inserire il mio codice creatore Tanix03. Quindi raga, godetevi subito questo straordinario video. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, newsissimo ragazzi, tantissime novità oggi riguardanti Fortnite e delle skin che usciranno prima di Natale, a Natale, dopo Natale ragazzi, quindi tantissime skin vi devo far vedere, tra cui 13 raga, 13 skin da far vedere, mamma, tanta tanta roba. E niente raga, grazie a chi sta utilizzando il mio supporto creator nello shop, vi ricordo che potete partecipare a contest se lo inserirete, ma anche a vincere di skin nei server privati, perché li faccio quasi tutti i giorni. Stasera non so se li farò raga, perché è una giornata molto impegnativa. Questa è la prima skin che vi voglio mostrare, che non si sa se uscirà a Natale o prima di Natale, quella dell'orsetto ragazzi. A molte persone non piace molto questo set, ovvero l'orsetto quello di Capodanno e questo di Natale, quello di 2000 V-Buck della squadra Coccole, e questa è la prima skin di oggi. Poi andiamo subito con la seconda, se no perdiamo molto molto tempo, quindi adesso andiamo a vedere la seconda. La seconda skin è proprio questa, ovvero il bombarolo lucente in versione natalizia. Cambia solamente un po', non so nemmeno se versione natalizia questo bombarolo lucente, però raga, skin molto molto bella. Alcuni dicono che sia un secondo stile per chi ha il bombarolo lucente oscuro, e altri dicono che sia un secondo stile per chi ha il bombarolo lucente quello normale da 1200 V-Buck. Non si sa ancora se sia un secondo stile o sia proprio una skin a parte che uscirà a Natale. Comunque dicono che uscirà a Natale, però non vedo nessuna cosa di questa skin, nessuna caratteristica che rappresenti il Natale in questa skin. Ma adesso andiamo subito con la terza skin di oggi, perché ce ne sono molte da farvi vedere ragazzi. Ed ecco qui la terza skin di oggi ragazzi, una skin più ignorante di questa su Fortnite non esiste. Allora ragazzi, quindi è formata da una sfera di cristallo, non cristallo però, una sfera di vetro, quelle che si comprano nelle bancarelle natalizie, che se si scuotono esce la neve, ecco è proprio quella, e una maglietta con un albero di Natale, dove al posto della stella in cima c'è una testa di un lama e poi sotto ci sono dei pacchi regalo. E è caratterizzata da dei parasinghi bianchi insieme a dei pantaloni verdi e delle strisce rosse sui pantaloni. Bella bella skin, una bellissima skin, raga, ma è molto ignorante. A me mi piacciono le skin ignoranti, come ad esempio il Tacos che ho comprato. Taco o Tacos, non mi ricordo. Comunque, intanto fatemi sapere quale vi piace di più di queste skin. Ma adesso andiamo avanti con la quarta skin di oggi, ragazzi. Allora, questa skin non è che mi piace molto come le altre, però va bene. Mi piacciono solamente gli occhi, perché, raga, dentro alla sua rete sembra che non ci sia la presenza di niente, cioè sembra che non ci sia la testa, che ci siano solo gli occhi, raga. Fateci caso, sembra tipo qualcosa di trasparente al di dietro dei suoi occhi. Vabbè, comunque, raga, skin carina, abbastanza carina, soprattutto il tatuaggio che ha sul braccio con cui sta mantenendo il P90. Poi c'è uno scheletro rappresentato sul suo braccio e niente, raga. Skin semplice, non è tanto carina. Comunque, vi ricordo di utilizzare il mio supporto a creator se volete acquistare queste skin. E il 15 dicembre avete uno sconto del 10% nel PlayStation Store, cioè di 10 euro, scusate, nel PlayStation Store, solamente se utilizzate il mio codice creator. Poi non so se gli altri youtuber hanno aderito. Comunque, ragazzi, andiamo subito con la quinta skin. Abbiamo visto questa, che è una skin abbastanza carina. E andiamo avanti con la quinta skin adesso. Allora, non è una skin, scusate raga, è il deltaplano più bello del gioco. Uno dei più belli del gioco, raga, mi piace molto. È proprio, mamma mia, raga, aggressivo questo deltaplano, aggressivissimo. Come ad esempio il drago, quello che sputa il fuoco, oppure quello che sputa il ghiaccio. È un deltaplano che si avvicina a quel genere, ragazzi. Quindi molto molto bello per essere un deltaplano, però questo deltaplano è fatto, diciamo, per i collezionisti di deltaplani ingombranti, perché raga, questo è un deltaplano ingombrante che non va bene assolutamente per chi fa arena, perché è troppo troppo ingombrante. Quindi raga, per chi fa arena deve utilizzare per forza degli ombrellini e non si deve mettere ad utilizzare questo deltaplano, che poi è rumoroso, non sentite i nemici, non vedete i nemici che sono sotto di voi. Quindi raga, per i collezionisti va perfettamente bene. E niente raga, quindi andiamo con la sesta skin o deltaplano, no, mi sa che è una skin, sì, questa è una skin.
Cheat, è un piccone. Allora, sopra, raga, questo è uno dei picconi più belli di Natale. A molti non piace, lo so. Comunque, raga, fatemi sapere quali sono le vostre cose che vi sono piaciute di più. La vostra skin che vi è piaciuta di più. Ne potete scegliere solo una. E insieme a un piccone, se questo piccone vi è piaciuto. Quindi, raga, scrivetemi sotto nei commenti la vostra skin che vi è piaciuta di più, rappresentandomela, visto che non sapete i nomi. Allora, raga, intanto abbiamo questo piccone natalizio dove c'è scritto Nord Pole e Fortnite Pole, una cosa del genere. Comunque, è stato cancellato Fort Pole, una cosa del genere. E niente, raga, piccone. È bellissimo, mi sa che caccia la neve quando si scuote, non lo so. Quindi lo andremo a vedere quando uscirà nel negozio oggetti di Fortnite. Ma adesso andiamo avanti con la settima o ottava skin. Ho perso il conto, mannaccia. Questa è sicuramente una skin. Questa non è cheat come ho fatto con il piccone. Comunque andiamo subito con la nuova skin che dovrò. Ecco qui ragazzi, la settima o ottava skin, non mi ricordo. Comunque raga, bellissima, bellissima skin. Allora, c'ha un fisico bestiale con è colorata la sua pelle di rosso ed è molto aggressivo, raga. C'ha una barba lunghissima con appesa due spade, mi sa, non so. Non so, la treccia della barba. Al di sotto forse sono due spade o due coltelli, non lo so. Comunque, raga, bellissima rappresentazione grafica di questa skin. Molto molto bella, raga. Mi sa che ci saranno molte persone che se la shopperanno. Quindi, raga, andiamo con la nona o decima skin, non mi ricordo. Ma adesso andiamo subito con la prossima skin. Eccola qui, ragazzi. La prossima skin che sembra presentare le stesse caratteristiche della skin che vi ho mostrato precedentemente. Comunque, nella mano destra mantiene il suo backpack. Poi, sempre nella mano destra, ha delle catene girate intorno al suo braccio. E poi, raga, nella mano non occupata nel mantenere qualcosa, ha degli strappi sul guanto e delle unghie lunghissime. Intorno alla vita, invece, ci sono delle munizioni per il fucile a pompa. Quindi raga, queste sono le caratteristiche, mi sa che il pantalone è anche un po' strappato, ma adesso andiamo a vedere la prossima skin che sembrerebbe costare 1500 V-Bucks, sì, 1500 V-Bucks assicurati per questa skin, il re della foresta, eccolo qui ragazzi, come vedremo proprio da questa immagine. Sembrerebbe rappresentare un niente. E poi ha un cappellino cinese con una torcia proprio per escursionare. No, non so se esiste questo termine. Per fare un'escursione nella foresta, ragazzi, proprio abiti da escursionista. Ma adesso andiamo con la prossima skin, ragazzi, che sembrerebbe costare 2000 V-Buck. Eccola qui, ragazzi, con il pantalone tigrato, bellissima caratteristica di questa skin. E con la nuova arma che dovrà uscire su Battle Royale, ragazzi, magari in un prossimo video vi faccio vedere le varie caratteristiche di quest'arma e dei vari danni che fa. Poi è presente in tre stili dove cambia solamente il pantalone, mi sa, non mi vorrei sbagliare. Nel secondo stile rappresenta un pantalone della Juve, vabbè, capite. E nel terzo stile un pantalone tutto nero, in questo che vi sto facendo vedere del Milan. Poi andiamo subito con la prossima skin, ragazzi. Allora, intanto si intravede tipo uno scheletro sopra la sua maglietta, ragazzi. Non ne capisco di abbigliamento. Stiamo parlando sempre di questa skin, raga. Scusate, non siamo andati con la prossima skin. Comunque, sembrerebbe rappresentare uno scheletro. Non so il perché, forse qualche nuova novità di questo aggiornamento della patch 11.20. Vabbè, comunque, andiamo con la prossima skin, ragazzi. Quindi, eccola qui, ragazzi, la skin Snake, ovvero serpente. Mi sa che si dice snake, non lo so. Comunque sì, serpente in inglese. E ha al posto della mano. Sì, gli è stata strappata una mano da qualche tigre, coccodrillo o non so. E quindi gli ha messo tipo una canna di bambù al posto della mano, non lo so. Nell'altra mano si vedono delle unghie giganti, oppure sempre una canna da bambù tagliata in modo aguzzo nella mano sua a destra. Poi, ragazzi, la bocca da serpente nel quale riconosciamo la sua caratteristica, ovvero essere un serpente. Quindi, raga, gli occhi veramente, veramente belli. Raga, bellissima skin, comunque semplice, non molto semplice davanti, però semplice dietro di quando si gioca, ragazzi, in battaglia reale questa skin. E niente, raga, adesso andiamo con l'ultima skin che vedremo oggi, ovvero quella della Slurp. Mamma mia, raga, bellissima skin, bellissimo backpack. E c'è anche un piccone della Slurp, magari in un prossimo video vi faccio vedere tutti i picconi. Eccola qui, ragazzi, la nuova skin della Slurp. Non va bene per chi vuole fare le partite in arena, non va proprio bene. Ah, dopo questa skin andremo a vedere anche un nuovo disco di un gioco
Non so che gioco sia, non mi prendete in giro perché non so che gioco sia. Comunque, andiamo a vedere questa skin. Ha delle circolazioni di slurp che partono dalla testa e vanno vicino anche alle guance. E quindi, raga, mette la slurp proprio nel suo backpack che vi farò vedere anche nel prossimo video in cui vi farò vedere anche i picconi. Comunque, raga, bellissima skin, però è molto ingombrante, quindi non la consiglio a chi vuole fare arena e chi gioca competitivamente. Non so se esiste questa parola, nemmeno questa. Ok, intanto adesso andiamo a vedere il disco, ragazzi. Il disco che uscirà sempre questi giorni nel negozio oggetti che dovrà costare 200 V-Buck come tutti i dischi. Allora, raga, questo è un gioco. È un gioco per PS4, non so bene che gioco sia. Comunque, raga, il suono ve lo farò sentire nel prossimo video. Comunque, raga, grazie a tutti chi sta utilizzando il mio supporto a Creator Tanix03, tutto piccolo attaccato, tutto grande attaccato, non c'è differenza. Quindi lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un nuovo video news o live dei server privati.